Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla nuova live su Farming Simulator 22 nella mappa Frontiera. Dunque, siamo rimasti che eravamo nel piano del lavoro, qui siamo a luglio. E fatemi vedere un attimo in giro sulla mappa perché ricordo che stavamo lavorando i campi, ma non ricordo se... Sì, esatto. Abbiamo finito di mietere. Anzi, abbiamo finito di arare, scusate. E dobbiamo passare il rullo e non abbiamo ancora ovviamente seminato nulla. Rullo che effettivamente è qui. Il nostro cagnolino ancora va in giro. Avevamo sparso la calceviva su questi terreni. E adesso proviamo a passare il rullo, ma ci serve questo trattore qui. Andremo di nuovo a seminare frumento. Ciao Nikito! Perché mi accelera il trattore da sé? Ah, scusate, è questo. Abbiamo finito di spargere la calceviva, dobbiamo usare il rullo. Scusate, mi sono distratto un secondo perché stavo vedendo qui la diretta che sembrava saltare un attimo, ma no, sembra tutto a posto. Ok, sì, sembra essere stabilizzato. Se avete visto degli sbalzi durante la diretta, scusateci ragazzi, evidentemente c'è stato un disguido tecnico. Allora, vediamo se questa volta ci fa passare il rullo per bene, al contrario dell'altra volta. Dicevo anche, andremo a seminare di nuovo il frumento questa volta, sempre cereali, di modo che possiamo sfruttare ancora la nostra nuova fabbrica, il mulino. Allora, apriamo. Adesso si imbiancheranno tutte le ruote. Ok, giù. Scusate un attimo, perché c'è qualcosa che non mi torna. Ah no, ecco, adesso lo prende, ok. Andiamo. Perché la volta scorsa non lo prendeva e continuava a segnare che il rullo era richiesto. Invece adesso funziona, ma più che altro perché la volta precedente avevamo passato solo la raccoglitrice, non avevamo passato nient'altro e il rullo funziona un po' come il coltivatore, se tu già lo passi, ovviamente non ha alcun effetto. Eh già, sì, beh, allora questi sono attrezzi che ne alzano tanta di polvere. E poi, ripeto, io sto usando... Ecco perché adesso me l'ha anche chiuso, non si vede, adesso ve lo faccio vedere meglio perché ogni tanto lo leva. C'è una funzione, se vedete qui in alto a sinistra, che si chiama Adjust Dust Scale, che in teoria dovrebbe essere sul 1,4. È una mod che serve appunto per aumentare la quantità di particelle di polvere, insomma, che si sollevano durante il lavoro. È una mod che si chiama Dusty Land. Allora, rivediamo meglio qui sulla mappa. Esatto, infatti, adesso definitivamente lo ha preso, perciò continuiamo il nostro lavoro con il rullo, che serve appunto per abbassare eventuali sassi, metterli giù e appiattire il terreno.
prima del resto del lavoro, prima della semina anche. Ragazzi, devo dire che non manca molto all'acquisto del nuovo terreno e quindi della nuova fattoria. Adesso penso che per agosto ce la possiamo fare, sì, la vendita con la farina va bene, insomma. Ce la farei in questa live? È possibile. È possibile. Ovviamente io prima devo mantenere bene il terreno, quindi farò questo passaggio con il rullo. E poi sì, perché tanto penso, se non ricordo male, il frumento lo possiamo seminare più avanti nel tempo, non adesso. E quindi basta che passa giusto un mese dove abbiamo buone entrate. Con la serra e con il mulino, e sì, penso che ce la facciamo. Alla fine il nostro obiettivo è sui 151.000, se ricordo bene. Sì, passa. Allora, rivediamo. È la zona 29, 151.500, sì. Perciò è molto possibile. E la semina del frumento ce l'abbiamo a settembre, quindi dopo 2 mesi. Quindi sì, tranquillamente ce la dovremmo fare. Sì, non ti spaventare, io esisto e basta, eh. Faccio quest'altro lato qui. Ecco, ma al solito mi sono portata via il cartello stradale. Stavo pensando, a te che piacciono gli RPG con combattimento a turni, che ne pensi di Darkest Dungeon? Dunque, che dire, siamo sempre lì. La questione fantasy per me non è eccezionale. Nel senso che io non amo molto i giochi fantasy, a volte di rado faccio qualche eccezione, come per esempio ho fatto con Baldur's Gate. Per mera curiosità, ma il fattore fantasy a me non prende moltissimo, preferisco il fattore fantascienza. Ecco perché
Per esempio sul canale YouTube ho portato Aliens Dark Descent. Ecco perché il mio gioco di ruolo preferito è e rimane comunque Knights of the Old Republic, anche se si tratta di Star Wars, che non mi fa impazzire, però è stato, al di là del discorso Star Wars, è stato fatto veramente molto bene, per esempio. Ma i vari Souls, Dark Souls, Elden Ring, queste cose qui, no, proprio non mi attirano. Comunque dai, facciamo, allora passo da questa parte qua, faccio questo bordo qui, dai. Che poi ecco, uno dei motivi per il quale non continuo più Baldur's Gate è esattamente questo, cioè non mi attira il discorso fantasy. Ho provato a farmelo andare, provo a chiudere un occhio su diverse cose, ma l'ho smesso perché comunque no, il genere fantasy proprio non mi attira e non mi sprona ad andare avanti, onestamente. Per me invece al contrario preferisco il genere fantasy. Va bene, cioè, è solo, questi sono gusti totalmente personali. È come dire, non mi piacciono i giochi di corse di automobili, preferisco quella di motociclette. Va bene. O non mi piace il gioco del calcio, preferisco, lo so, sparatutto in prima persona. Sì, ok. Poi comincio a non riconoscere più la zona fatta e dovrebbe essere questo. Poi vediamo un po'. Sì, ok, c'è ancora quel triangolone lì, però comunque c'è anche questa zona. Scusate ragazzi, ogni tanto riguardo la mappa perché non riconosco così, non riconosco dopo un po' le zone già fatte e quelle da fare. Ok, il triangolone lì.
E poi sono rimasti dei pezzetti così. È difficile andarli a colpire perché purtroppo sugli angoli, su questo terreno qui, è un po' problematico. E altro cartello tirato giù. Ripassare qui, anche se ci sono già passata, però perché vorrei finire meglio questo punto. Dai, più o meno. Va bene, andiamo a fare l'altro terreno adesso. Sarà più facile. Ma porterai avanti la serie fino a comprare tutti i terreni della mappa? La risposta purtroppo è no. E spiego perché. In realtà l'avevo già accennato anche ieri sera. Dunque, da questa settimana cominceranno ad arrivare i giochi nuovi della nuova stagione e ottobre è pieno. Pieno, pieno, pieno a partire da questa settimana. Farmi simulator non supera variazioni fino però ad arrivare a 12 novembre. Il 12 novembre uscirà il DLC nuovo di Farming Simulator che porta una mappa nuova e diversi macchinari nuovi. Quindi nuove culture che si possono fare, nuovi lavori, eccetera. Che significa che per mostrare la nuova mappa dovrò abbandonare questa. Che sarà un peccato, però è meglio farlo perché comunque l'integrazione delle nuove culture non si applica in genere sulle mappe mod, a meno che lo sviluppatore della mappa non faccia un aggiornamento per la mappa stessa e quindi le implementi. Quindi andrò avanti così su questa mappa il più possibile, poi però il 12 novembre arriverà la mappa Zelonka e niente, farò la serie su quella. Poi anche se io spero che per il 12 novembre alcune serie che porto live qui su Twitch saranno nel frattempo completate. Tipo Starfield, tipo vedremo. Comunque
Purtroppo su questa mappa no, non sarà tutto. A parte che poi, da che ho memoria, a parte forse il primo farming che ho giocato, tipo il 2009, così, o anche quello del 2011, non ho mai occupato tutti i terreni della mappa. Mai. Sono troppi. Come faccio? Sono arrivata a prenderne tanti di terreni, in effetti. In diverse occasioni avevo occupato più o meno la metà della mappa, ma metà, mai tutta. Beh, si arriverà a un punto dove fai soldi a palate e ti puoi permettere macchinari doppi e aiutanti. Sì, quello sì. Infatti credo, e poi vediamo, che già da questa tornata, effettivamente, a meno che non sia rimasta quasi senza soldi per l'acquisto della nuova fattoria, che potrei anche utilizzare l'aiutante per la semina. Sì, posso pensare. Vediamo quanti soldi ho quando avrò fatto il terreno nuovo, ma sì. Per quanto riguarda l'aiutante, sì. Macchinari, oddio, sì, quelli ovviamente, perché io non ho intenzione di continuare ad usare la seminatrice piccolina, per esempio, o un trattore di questa generazione. Però tutto dipende anche da dove li posso mettere. Quindi il primo passaggio per me fondamentale è proprio cambiare la fattoria, perché se no non so dove mettere la roba. Cioè, per esempio, l'idea di cambiare la seminatrice e mettere qualcosa di meglio c'è, come se c'è. Però non so dove metterla. E poi comunque le seminatrici costano tanto. Costano più del terreno che stiamo per prendere. Come ho già detto anche altre volte, Farming Simulator è un simulatore di quelli che prima che succeda qualcosa veramente di concreto passa parecchio tempo. Parecchio tempo. Troppo tempo per fare cose offline in questo momento non ne ho, perché ho troppe cose in piedi e non riesco a fare tutto. Se vai avanti così inizierai a fare 3 live al giorno e sì, infatti è nel programma. Non scherzo, è nel programma. Già oggi sono 3 live, ma perché anche la settimana scorsa ho organizzato 2 giorni la settimana dove ci sono 3 live. E questa settimana anche ci sono 3 live oggi e poi anche giovedì. Ma sì, purtroppo c'è una parte del palinsesto che ancora non è pubblicata.
per ovvie ragioni, dove sì, effettivamente per 6 giorni alla settimana, cioè per dal lunedì al giovedì faccio 3 live al giorno. Sì, arriverà quel momento. Perché se no non ho tempo per portare tutto. Ma proprio perché questo mese è fin troppo pieno di cose. Cioè c'è stato un periodo anche abbastanza lungo dove quasi non usciva più niente di significativo e adesso il mondo tutto insieme. Peraltro l'ho accennato anche ieri sera durante la live. Allora, questa settimana esce Assassin's Creed Mirage. E quindi se mi arriva la copia in tempo, faccio la prima live di Assassin's Creed Mirage esattamente il giorno dell'uscita, cioè il 5. La settimana dopo finalmente integro nel canale YouTube, scusate, nel canale Twitch, quello che sta andando avanti adesso su YouTube, cioè Starfield, Planet Crafter, sostanzialmente questi. E poi esce Forza Motorsport. Ma anziché non è uscito Starfield sto periodo, che l'hanno fatto uscire all'inizio settembre, quindi nel frattempo abbiamo finito, torniamo alla base. Quindi la prossima settimana qui su Twitch Starfield, Planet Crafter, e poi oltre a Assassin's Creed Mirage arriverà Forza Motorsport 8. La settimana dopo ancora, a tutto questo si aggiungerà Spider-Man 2. E poi, non contenti, la settimana dopo ancora ci sarà Alan Wake 2. Fino ad arrivare poi al 2 novembre, che uscirà anche Robocop, Rogue City. E dovrò integrare anche quello. Quindi sì, certo, è ovvio che devo fare 3 live al giorno. Perché se no come faccio? Cioè, non è possibile. Siamo fermi. Solito discorso di questa vita, ma vabbè. E poi sparisci perché vai fuori di testa. Eh sì, ma infatti anche questo l'ho detto ieri sera, che a un certo punto comincerò a confondere i giochi. Cioè immagino a un certo punto di pensare a Robocop che deve sostenere delle gare di automobilismo, insomma di quelle serie, quindi le competizioni di quelle serie, però poi insomma si metterà qui ai campi a lavorare i terreni qui sulla frontiera, ma nel frattempo è anche nel 1800, nel 1100 e fa l'assassino e spara le ragnatele per passare da un palazzo all'altro. Ovviamente camminando sempre tutto nell'ombra, nel buio, perché altrimenti chissà cosa succede. Cioè sarà un delirio puro. Vedi che così non c'entra, mi serve qualcosa di più grande, uno spazio più grande.
Ci siamo. Allora, abbiamo finito di usare il rullo, adesso facciamo passare il tempo. Solo uno sguardo veloce, magari prima alla serra, perché non mi ricordo a che punto sta. Fertilizzante sì, mi sarebbero da rimettere. Perciò no, prima dobbiamo metterci a lavorare e portare quella roba lì. Senza che scomodo quello grosso, basta che uso questo qui, perché i pallet li abbiamo là. Anche se vedo che sono pochini, eh. Però. Vediamo un po', ecco, adesso sì. Andrebbero un filino più di semi, però va bene. Perfetto, ragazzi. Allora, anche la serra sta a posto, perciò adesso ci andiamo in casa. Facciamo un riposino e andiamo ad agosto. E qui vediamo esattamente quanto abbiamo fruttato con le varie cose. Facciamo anche le 9, va. Prendiamocela con comodo. Oh, ecco. 183 e 3. Ragazzi, li abbiamo. Adesso possiamo comprarci la nuova fattoria. Vediamo nello specifico, magari se è cambiato qualcosa, se c'è qualcosa di più che ci è entrato. Allora, beh, abbiamo venduto balle per 12.000 euro, ok. Prodotti venduti 34.100. Entrate raccolto 8.700, altro 153,9. Ragazzi, ecco, a che punto sta? Dunque, beh, e tra l'altro ha ancora orzo da lavorare, quindi ottimo, non è finita. Molto bene, per la serra sta bene così. Abbiamo un solo pallet fuori, che però non vado a vendere adesso, troppo presto. Perciò eccoci qua.
andiamo sulla mappa, 3,29 e lo acquistiamo. Sì, sei sicura? Sì. E la fattoria è nostra. Il terreno 31 che dovrebbe essere seminato a cotone, ragazzi, non so neanche come raccoglierlo, perché servono delle macchine apposta. Cioè, so come raccoglierlo, ma non so se ci bastano i soldi. Il cotone lo possiamo raccogliere a ottobre, quindi c'è ancora da aspettare. Sei sicura? Sta zitto e prendi i miei soldi. Sì, con i soldi in mano. Il meme. Shut up and take my money. Allora, dovremmo raccogliere quel cotone, quindi dovremmo noleggiare le macchine a ottobre, vediamo. Nel frattempo dovremmo cominciare a spostare tutto, tutte le macchine. Prima di farlo mi fiondo un attimo qui. Questa è la nostra nuova casa. Dunque, per l'organizzazione, qui ci possiamo mettere la raccoglitrice. Questo è il fienile. Al momento non ci possiamo mettere nulla. Qui possiamo metterci le macchine. Qua abbiamo i cavalli, adesso ve li faccio vedere. Qui c'è il silo e non abbiamo altri spazi per il momento, però va bene, insomma. Qui ci sono i nostri bei cavalli, la loro stalla fatta molto bene, non è l'originale, ma fatta comunque molto bene. Qui possiamo scaricare quello che mangiano, suppongo. E qui possiamo andare ad acquistare i cavalli. Qui vedo che i cavalli, tra l'altro, non sono tenuti bene, perciò li dobbiamo anche curare un attimo. 1, 2, 3, 4, 5 cavalli in salute zero, però hanno 36 mesi tutti. Ok. Va bene, allora intanto facciamo così, li spazzoliamo un attimo, perché sono da mantenere, poverini. Fatto a tutti? No. Ciao Gianluca Games, benvenuto. Allora, siamo riusciti ad acquistare la fattoria nuova e sto dando retta ai cavalli. Adesso, per dare retta ai cavalli fino in fondo, bisogna fare una bella cosa. Questo. Allora, usciamo un attimo perché sennò. Per mantenere bene in salute i cavalli vanno cavalcati tutti. Allora, se vedete in alto a sinistra, oltre i comandi, c'è cavalcata e sta aumentando una percentuale. Finché non arriva a 100, quel cavallo non è allenato. Io adesso faccio un po' un giro così. Faccio anche arruppare un po'. E questo va fatto tutti i giorni per tutti i cavalli. Ok,
bello questo posto comunque vicino al lago, mi piace. Sì, scusate, ho sbagliato. E questo era uno che si è sporcato di nuovo, e quindi se vedete adesso, se vado a selezionare Dixie, cavalcata giornaliera al 100% e poi c'è pulizia. In teoria potrei anche fare una cosa, c'è una mod utile effettivamente, potrei attivarla, che si chiama Horseman. E questi sono dettagli che ho già fatto vedere eventualmente in un video su YouTube, tutorial su come gestire i cavalli. La mod Horseman praticamente fa tutto quello che stiamo vedendo adesso: pulizia, cavalcata, attività fisica. L'unica cosa che non fa è dargli da mangiare, quello dobbiamo farlo noi, però al momento noi non abbiamo niente da dargli perché non eravamo purtroppo preparati, e in teoria andrebbe data avena oppure un mix tra fieno, avena e sorgo. E ovviamente hanno bisogno d'acqua. Perciò l'unica cosa che possiamo fare adesso è tornare alla nostra base e sì, prendere anche questo trattore qui, che tanto lo dobbiamo spostare per portarlo lì in quel nuovo terreno, e cogliamo l'occasione per portarci anche già la cisterna dell'acqua e diamo da bere anche ai cavalli. Comunque sì, notavo, non ci è rimasto moltissimo, abbiamo ancora 31.800, però comunque è già abbastanza per sostenere un operaio, insomma, che lavora per noi, magari a quello lascio seminare. E nel frattempo che l'operaio semina, io magari do retta ai cavalli. Allora, visto che tanto ci immergiamo in acqua già così, a questo punto io fermo un attimo e ricarico la cisterna, così diamo da bere ai cavalli. E Ranch Mossy Pine, così si chiama la nostra fattoria, Mossy Pine, carino.
Ecco, ci siamo e adesso ci rispostiamo. Io non ho visto dove sta la cisterna dell'acqua lì. Dobbiamo anche dare una pulita, adesso possiamo farlo, eh. Fammi vedere. Aspetta, perché non sono convinta che sia lì. Vorrei che sia uno di questi due posti qui. Ci voglio provare. Fai vedere se tante volte è uno di quelli. Allora deve essere quello interno. Però da qui mi sembra strano e poi comunque ho un rimorchio snodato e fare questa cosa potrebbe essere un problema. Vediamo se entrando. Tocca andare al lavoro. Se riesco faccio un salto nella live di stasera quando ho finito il turno. Buon proseguimento. Ciao Nakito, buon lavoro. Ciao ciao. No, e allora è qui, ma sarà ben complicato arrivarci perché questo è un rimorchio snodato. Non ha accettato. E allora non so dove va. Se non lo accetta qui, dove? Questa dovrebbe essere solo la luce. Però c'è da dire una cosa, è vero che i cavalli vogliono l'acqua, ma mi sa che in questa mod in particolare non la prendono l'acqua. Infatti non c'è, facendosi caso, non c'è l'indicatore. Eh no, dai, qui non prendono l'acqua perché non c'è l'indicatore, cioè questa stalla non la fa prendere. Ok, d'accordo, in effetti non tutte le stalle per i cavalli o comunque per gli animali in generale prendono l'acqua. Allora, per questioni di comodità, questo rimorchio lo lascio fuori.
Vediamo solo dove. Ma penso che va bene anche qua, dai. Bene. Allora. Sì, spostiamo la raccoglitrice. Ragazzi, sono contenta di aver fatto la nuova fattoria. Sì, davvero, perché così almeno siamo più larghi, c'entrano più cose. Grazie Gianluca Games. Adesso dobbiamo pensare al prossimo obiettivo, ci devo pensare un attimo. Ho delle idee, effettivamente, ma non so esattamente a quali dare spazio per prima, cioè fare un altro terreno, per esempio, oppure fare un'altra fabbrica. Oppure semplicemente cambiare i veicoli che abbiamo, gli attrezzi e prendere qualcosa di più performante. Gianluca, per esempio, tu cosa faresti in una situazione del genere? Daresti più precedenza a un terreno, oppure un'altra fabbrica, oppure eventualmente a veicoli nuovi. Che faresti? Veicoli nuovi. Ok, tipo, non so, un trattore nuovo oppure una raccoglitrice. Passiamo a questo. No, prendere prima la seminatrice perché tanto è la prima che andremo a usare. Trattore. Ok. Sì, può essere interessante. Cioè avere un tipo all'inizio un terzo trattore che poi magari diventano di nuovo due, perché magari il meno utile lo andiamo a dare via. Sì, può essere un'idea. Tipo che ne so. Prendere un trattore di mezza potenza tra questo e quello blu, quindi tra questo e
il New Holland e poi dare via il New Holland. Tipo. Perché sì, è vero, in questo momento ho due trattori, ma è come se ne avessi uno perché l'altro probabilmente ha una potenza talmente bassa che non riesco a usarlo. Basta un trattore medio, esatto. Vabbè. L'avevo visto, ma non mi sono fermato in tempo. 190-200 cavalli. Sì, è quello che stavo pensando, perché il New Holland è un 125 e questo è un 260. Quindi un 190-200 effettivamente sarebbe interessante. E di taglia media. Possiamo ragionare sopra. Sì, allora, intanto io voglio entrare meglio con questo e metterlo lì dentro. E questo è uno. Dunque, andiamo a vedere un trattore medio sui 190-200. Allora, ho una mezza idea. E questa mezza idea si chiama Massey Ferguson. 155, 165, 180, 190 e 210. Però così ci costa 168.000. Se fosse un 190, 158.000. Alternative, vediamo un attimo. Senza modificarlo, 159.000, così, dritto, John Deere. Può essere un'idea. Che paradossalmente ci costa di meno, però vabbè. Vediamo, se no. Deutz Fahr, però costa di più. Vediamo Kubota non ci arriva. Oddio, per quanto. No, ci costa di più comunque. Landini secco così, un 190 a 150.000, anche questo potrebbe essere un'idea.
No, stessi prezzi, ok. Anche questo, però diciamo che potrei preferire di più Landini. Potrebbe essere il papabile Landini oppure eventualmente anche questo. Landini, sì, potrei pensarci effettivamente a Landini. Allora, facciamo così. Dove sei? Eccoti qui. Senza aggancio al caricatore frontale, perché tanto abbiamo macchine che lo fanno. Che ne pensi così? Figo. O se no anche con i cerchioni bianchi, così almeno si vede qualcosa. Davvero così differente? Vabbè. Vabbè. Potrei farlo così, però forse sarebbe meglio anche mettergli i pesi alle ruote. Adesso che ci penso. Vuoi avere i pneumatici larghi con pesi ruote, però lì cominciamo ad andare sul troppo specifico e non so ancora come usarlo, quindi eventualmente potrei pensarlo in questo modo. Ci dovrebbe costare 153,2 con i pesi alle ruote e questo colore blu che è veramente figo. Sì, dai, prossimo obiettivo: Landini Serie 7 Robo Six blu metallizzato e pesi ruote dietro. Si può fare. Prossimo obiettivo. È più o meno lo stesso costo del terreno, ragazzi, eh? Cioè, anzi, costa leggermente di più. Però ce la possiamo fare. Segnato. Prossimo obiettivo. Nel frattempo io continuo a spostare le cose, però stavo pensando, invece no, sai che faccio? Mi porto questo lì, perché così facciamo un'altra bella cosa, ovvero cominciamo a spalare un po' di sporco che si trova da quelle parti e lo andiamo a vendere, così intanto facciamo anche qualche soldino. Passiamo per di qua. Ti ho aggiunto come, nel mio canale come canale consigliato. Grazie Gianluca. Grazie. Grazie. Lo apprezzo tanto. Allora, qui non possiamo ancora spalare perché questa parte non è ancora nostra. Andremo a farlo direttamente quando arriviamo nella nostra zona. Poi se ti fa piacere puoi anche seguirmi, certo. Finisco magari ecco prima questa live perché penso che non posso farlo durante, non lo so.
e lo faccio subito. Allora, sai che faccio? Parto da qua. No, non dirmelo. Mannaggia, solo perché non ci vedo. Scusate. Purtroppo a volte quando non ci vedo è un casino. Adesso spengo un attimo, torno su questo trattore e vado a recuperare il rimorchio per portare via quella roba. Sì, si può venderla, la devo caricare e portarla dove ci sono i cantieri edili che la comprano lì. Che poi sto notando che effettivamente cominciano a danneggiarsi. Vedi, la salute praticamente di questo trattore è a metà. Non è una cosa bellissima perché purtroppo ho notato nel tempo che se si riparano i trattori si danneggiano più velocemente. Ogni volta che li ripari si danneggia più, sempre più velocemente. La mod che ho installato del contachilometri effettivamente è un indicatore interessante perché ho notato che al massimo riesco a tenermi i trattori per un circa 200-250 km, non di più.
Esatto, quando aumenta le ore di lavoro, le usure del trattore aumentano, è esattamente così. Però è anche una questione di chilometraggio, cioè tu volendo potresti usare anche un trattore per 60 ore e fargli fare, che ne so, 60 km, oppure bastano 10 ore e fai 100 km e il trattore è più usurato. Alla fine 7 ore e 8 non è tantissimo, se vai a vedere. Mi conviene passare dall'altra parte. Però anche così, guarda. Però no, aspetta, è meglio di là. Lascio così. Ok, io i trattori li cambio ogni 12, 15-20 ore, se no a ripararli mi devo fare un mutuo. Vero, verissimo, verissimo. E qui mi sono anche giustamente incagliata perché devo passare un montarozzo senza prendere un minimo di rincorsa. Allora, qui col fatto che c'è l'acqua, fare manovra non è facile. Acque staccionate poi. Così meglio. Qui adesso con questa cosa di lavoro ne abbiamo, eh. Di certo non ti annoi, no, infatti. Vabbè, diciamo che non è una cosa indispensabilissima, però ci porta un po' di soldi, quindi perché no? Insomma, facciamo un po' di ammortizzatore per quello che abbiamo speso per questa fattoria, ovviamente.
qui abbiamo ancora un po' di residuo, lo prendo. Però no, non l'ha preso. Non credo che funzioni l'operaio se uso questa, vero? Non dovrebbe funzionare l'operaio così. Perché se no era fatta, insomma, facevo fare questo lavoro all'operaio, io cavalcavo il cavallo e andavo avanti con quello. Anche se forse dovrei fare una cosa, pensandoci, per quanto riguarda i cavalli, penso che dovrò attivare, forse mi conviene di più la Mud Horseman. Aspetta che qui ce n'è altra. Attivare la Mud Horseman e far dare retta ai cavalli all'Horseman e poi, visto che comunque non eravamo pronti con l'allevamento dei cavalli, andiamo a prendere un po' di avena in sacchi, gliela diamo e intanto hanno qualcosa da mangiare. Beh, magari la Mod Horseman la attivo per la live di stasera. Così, intanto gestisco così per questa live. E poi per questa sera c'è l'Horseman attivo. Perché posso dire che i cavalli sono tanto carini, ma doverli cavalcare tutti quanti, uno per uno, tutti i giorni, cioè, è come se praticamente non avessi altro da fare, insomma. Gianluca, hai visto che è diventato ordinabile anche qui in Italia il controller nuovo di Farming? La cosa interessante è che sì, sono andata a vedere nel dettaglio
l'inserzione di Amazon per quanto riguarda il controller di farming e sì, cioè mi sembra un prezzo esageratamente alto per un controller comunque ancora fatto completamente di plastica, che può essere riadattato in 8.000 modi diversi, cioè nel senso io lo sto usando praticamente anche se non ce l'ho. Cioè, ripeto, so se te l'avevo già detto, se eri già presente in una live in cui ne ho parlato, io in questo momento sto usando il normale volante della Thrustmaster e sto usando un altro joystick a cloche da volo praticamente, più lo Stream Deck. Sono tutte cose che ho riciclato perché le avevo già in precedenza. E sto andando, a parte la mia inettitudine in alcuni momenti, sto andando alla grande. Io non lo prendo, ho già il G29, mi trovo benissimo, esatto. Cioè non ha alcun senso fare quella cosa. Se l'avessero fatto in modo diverso, guarda, tanto tanto, cioè non progettato diversamente, ma realizzato con altri materiali, non plastica. Tanto tanto l'avrei anche considerato. Poi vabbè, 400 euro costa più del controller che sto usando io adesso, che è un volante di fascia medio-alta, insomma il Thrustmaster T248 è un signor volante. Piano? Sì, è piano. Ma non ha alcun senso 400 euro per quella cosa lì. Anche no. Anche no, insomma. Cioè, quello è un kit che eventualmente 200 euro forse li vale, forse anche qualcosina meno, ma 400 proprio nemmeno, ma infatti. Allora, sto andando al cantiere edile per vendere la sabbia che abbiamo, cioè lo sporco che abbiamo tirato su. E potrebbe non essere l'unica infornata, insomma. Io così mi trovo benissimo, il T248 è un volante meraviglioso e non vedo l'ora di provarlo con Forza Motorsport. Questa cloche che sto usando, non mi ricordo più il nome, sempre di Thrustmaster, ma è una cloche di volo che ha la cloche e il manettino del gas ed è pieno di tasti. Poi Stream Deck l'ho organizzato con un folder, con una cartella piena di comandi dedicati a Farming Simulator con le relative immagini. Cioè io mi trovo spettacolarmente bene così. E sono tutte cose che ho riciclato, perché quel joystick cloche ce l'ho da anni per altri simulatori che usavo, Stream Deck pure. Non vedo perché spendere 400 euro per quella cosa là. Comunque, ti saluto, rientro a lavorare, buon proseguimento live alla prossima. Grazie per la visita Gianluca Games, grazie davvero. E poi eventualmente se ti va, io sono qui anche oggi pomeriggio e stasera, quando ti va. Ciao, buon lavoro.
qui non è proprio facilissimissimo. È sempre un piacere seguirti, grazie, grazie davvero. Allora, come dicevo, qui non è facilissimo perché sono un po' stretti gli spazi, però ce la potremmo fare. Sì, esatto. Allora, con questo primo carico ci sono entrati 3.600 euro. Bene, molto bene. Adesso cerchiamo di trovare un modo per fare manovra. Ci provare? Ok. Ormai con questa intelligenza artificiale, quando vedo gli incroci, fermo. Ah, infatti mi sembrava strano che fosse lì. Sono andata troppo avanti.
Ragazzi, scusate, me ne sono accorta soltanto adesso. E ci interrompiamo perché sta sforando il periodo della live e non me ne ero accorta. Scusate, purtroppo quando mi prendo in un lavoro a finire che poi mi perdo anche la cognizione del tempo. Scusate, allora facciamo così: per questa live mi interrompo. Ci vediamo eventualmente se volete oggi pomeriggio alle 16. Con una sessione di chatting e sul gioco Bakery Shop Simulator è come la settimana scorsa, solo un pretesto per fare due chiacchiere. Io mi metterò a fare dei pasticcini e nel frattempo chiacchieriamo. Per quanto riguarda invece Farming Simulator, ci vediamo questa sera alle 21. La riprendo esattamente da qui da dove l'ho lasciato. Coglierò ancora un po' di terreno, insomma, di sporco qui. E farò una troppa di cavalcate con i cavalli e nel frattempo vado avanti anche col tempo, così entrano anche un po' di soldi. Ci vediamo oggi pomeriggio alle 16, ok? Grazie per la compagnia. A più tardi. Ciao, vi amo tutti.